Ed eccoci, amici di Mondo TV, siamo alla terza puntata di questa nuova stagione. Partiamo con Lilli, che la vedo già collegata. La Ciao, conoscete, corteggiatrice di Uomini e Donne della scorsa edizione. Come va? Come stai? Tutto benissimo. bene? Sì. Come prosegue la vita sentimentale dopo l'ultima edizione? Sentimentale? È cambiata? Non lo so, io parto qui a caso, è cambiata? Si è movimentata? No. Sì, Sì. ultimamente è cambiata, sì. Sì? Stai Sì, facendo nuove conoscenze? ultimamente. Cosa? Scusa, non ti ho sentito. Raggiante. Ah, sì, come no? Vabbè, ma lo sei sempre stata, dai. C'hai comunque il tuo carattere timido, però sei stata sempre, Vero. diciamo, solare. Sì, Vabbè, ma sono contento. delle volte chi mi segue mi dice, vede delle foto, dice c'è gli occhi tristi, c'è gli occhi tristi, ma ultimamente no. Ah, E se dai, ne sono ben venga. accorti, qualcuno si è accorto. Ben venga, poi sarai tu stessa a farcelo conoscere. Certo, adesso lo voglio tenere. Assolutamente, ognuno ha le sue tempistiche, certo, assolutamente. Senti, allora, Lili, partiamo un po' col commentare la nuova edizione, poi non so se tu hai avuto modo di seguire il programma o qualche spezzone, insomma, sui social. Qualche spezzone, sì, qualche Perché, vabbè. spezzone su Instagram. Partiamo comunque con i nuovi tronisti. Io avevo preparato questa domanda, adesso non so come me la risponderai tu. Ma no, volevo chiederti, tra i due Federico, hanno diciamo questo nome tutti uguali quest'anno, se uno dei due insomma ti interessava così a impatto, se ti ha colpito insomma poi come presentazione. In realtà non particolarmente, tutti e Cioè, due. come li vedi? Questa era la domanda. E soltanto Federico, l'ex corteggiatore Di Veronica. di Veronica, e mi era dispiaciuto quando è stato eliminato. E ricordo questa scena dove io torno in camerino, c'era anche il suo camerino aperto, e io gli ho fatto una faccia un po' triste così, e lui mi ha fatto così. E niente, ci siamo salutati così. No, mi piaceva caratterialmente come Sei ragazzo. stata contenta che è tornato, insomma, che gli è stata data Sì, questa. ti devo dire la verità, quando l'ho visto che è tornato, sono stata contenta per lui, sì. Tra lui e Andrea, chi avresti voluto vedere sul trono? Cioè, sei contenta, insomma, che sia andata per Federico, però anche Andrea è un tipo abbastanza, no? Sì, anche lui Forte c'ha di un carattere. caratterino, sì. Esatto, Se anche lui fosse al avrebbe fatto. trono avremmo viste delle belle, ma chi lo Esatto. sa, magari più in là, chi lo sa. Beh, certo, assolutamente, io l'auguro perché è un bravo ragazzo, quindi ben Sì, venga sì. se gli sarà data questa possibilità. Invece per le ragazze abbiamo da una parte Federica, un'ex conoscenza, perché comunque anche lei ha fatto la corteggiatrice nella scorsa edizione, e poi dall'altra parte una ragazza, diciamo, nuova, che è appunto Lavinia. Che ne pensi delle due? Penso, allora, Federica mi aspettavo che sarebbe andata al trono e spero che troverà la persona giusta che sappia tenerle testa perché ha un bel carattere abbastanza forte. Beh, le napoletane sono un po' così. E, Virginia non la conosco, No, Lavinia, scusa, ho detto Lavinia, male prima. sì, Sì. Lavinia. Non la conosco, non ho visto molto di lei ancora. E quindi non so, non posso esprimere Adesso al momento, non so siamo cosa. alle prime puntate, loro Sì. hanno avuto modo di conoscere un ragazzo che mi sembra si chiami Francesco, sì. E Federica poi lo ha eliminato, insomma, adesso Francesco continuerà il suo percorso con Lavinia. Però quello che invece abbiamo avuto modo di assaporare già dalle prime puntate è che il caratterino appunto particolare di Federica si è scontrato con quello di Pina. Già ci sono state le prime scintille. Che Sì, ho visto ne qualche spezzone, sì, su pensi? Instagram. Diremo uno scontro tra regine, tra titani. Sì, esatto, vero. E chissà come andrà a finire, magari diventano pure amiche. Di solito, quando c'è questo scontro, poi. Di solito un cambio di rotta da parte di Tina non c'è mai, che se prende
qualcuno, insomma, diciamo di mira, tra virgolette, ma poi lei comunque è lì a dare la sua opinione. Poi sicuramente Federica se ne fregherà pure, conoscendola, diciamo, caratterialmente, però ecco, diciamo, è continuato quell'antipatia forse reciproca che era già iniziata nel momento della non scelta, no? Se ti ricordi, c'era già stato. Comunque farà un buon percorso, sono sicuro. Sicuramente. Ok, senti, allora invece del Tronover abbiamo ritrovato parecchie vecchie conoscenze, no? E quello che ha fatto appunto discutere, riprendendo Federica, è stato l'atteggiamento di Riccardo, no? Perché se Riccardo ha chiesto di conoscere in maniera più approfondita Federica, Ida ha fatto la stessa cosa con Alessandro, no? Tant'è che Maria ha detto: ma che è una ripicca tra i due? Come lo vedi questo quadrilatero accentuato, diciamo, ormai? Non so, vedo Ida forse un po' confusa, però il fatto che dà un'altra chance ad Alessandro è una cosa che non mi aspettavo sinceramente, però è una cosa giusta. Per me dare una seconda possibilità è una cosa buona da fare. Poi se va, va, se non va, almeno hai dato tutta te stessa, ci hai provato in qualsiasi modo. E metti poi un punto. Riccardo, io non riesco proprio a capirlo. Non capisco. Però anche tu pensi che ci sia stata questa, diciamo, Ripicca? sforza, esatto, come per mettere in gelosia l'uno con l'altro, oppure hanno fatto proprio quello che sentivano? No, non credo. Io penso che hanno fatto quello che sentivano. Più che altro da Ida, da Riccardo invece non riesco proprio a capirlo. Non so cosa vuole, non si capisce cosa vuole, e se vuole Ida, non la vuole, se vuole Federica oppure no, perché Maria gli ha chiesto mettiti seduto con gli altri, no, quello no, Esatto. però corteggiarla sì, quindi poi ti Però tu ripeto, spezzoni, quindi. pensi comunque che una ragazza come Federica avrebbe, diciamo, accettato o contraccambiato questo interesse nei confronti di Riccardo? A parte il fatto che poi lei ha detto che non gli è proprio piaciuto come si è comportato con Ida, però al di là di un comportamento esterno, diciamo, nel senso che Federica non ha nessuna colpa, nulla. Però dico No. proprio caratterialmente, fisicamente, secondo te avrebbe potuto accettare il suo corteggiamento? Beh, Federica non è una persona che si ferma subito o all'apparenza o alle prime cose che succedono. Nel senso, penso che sia una ragazza che dà possibilità all'altra persona di farsi conoscere meglio, di dare qualcosa, però magari vede Riccardo un po' come Diciamo che è stato un po' titubante, nel senso che Riccardo ha detto: io vedo Federica titubante. Federica ha visto Riccardo un po' sì. incerto, quindi c'è stato questo scambio di Sì, incertezza, no? penso che Federica potrebbe dargli una possibilità, certo, però non penso che potrebbero stare insieme, questo sono sincera. Non penso Vedremo, che vedremo. sia Ma una che per coppia. poi a differenza magari dell'età, cioè io capisco anche Riccardo No, come no, per al no, sì. paro degli altri corteggiatori non sia una cosa tanto semplice, ecco. Però poi alla fine, no, come hanno detto, non mi ricordo se Tina o Gianni, se c'è un reale interesse, poi te ne freghi, no, del contorno, quindi Esatto. anche da parte sua, insomma, forse non c'era tutto questo desiderio di corteggiarla. Però vedremo come si evolverà la cosa Vedremo. nelle prossime puntate. Senti, Lili, voglio parlare un attimo del GF, non so se magari quello lo hai più, l'hai visto di più rispetto a One Million No, Dan, in oppure no, anche realtà quello sei sempre spezzo su Instagram. sempre Sì. spezzoni. Vabbè, allora tranquilla che prendo anche le parti più top, diciamo. Nell'ultima puntata sì, c'è stato, diciamo che ecco, la terza puntata, diciamo, è stata la prima effettiva, no? Visto che nelle altre c'è stata solamente la presentazione dei concorrenti. E una parte centrale nella scorsa puntata è stata sicuramente il confronto che è avvenuto tra Luca, che tu appunto conosci,
e le Noir, visto la loro lite, no? Questa lite che poi è nata un po' dal nulla, cioè nel senso che Luca oggettivamente nei fatti non aveva fatto nulla, cioè No, nel senso esatto. c'è stata questa, diciamo, presa di posizione da parte di Lenoir in qualcosa che però realmente Luca non aveva fatto, cioè lui non le ha mai dato modo di pensare che fosse innamorato, anche perché Luca è felicemente fidanzato. Quindi che ne pensi? Che idea ti sei fatta di questa lite? Beh, di Luca cioè, l'ho conosciuto e so che è una persona buona. E Lenoir si è fatta proprio un film, si è fatta un Un film. caffè, esatto. Si è fatta questa. Purtroppo a volte si fraintendono le cose. Luca è stato molto gentile, lui è così, è buono. E quindi Eleonore, che è una persona che ha voglia di affetto, lo ha magari preso in un modo esagerato, ha sognato, ecco, per dirti. Esatto, si è amplificato un po' il tutto, che poi, per carità, già la Amplificato. casa del GF amplifica tutto di suo e su quello siamo tutti d'accordo, però ecco, forse c'è stato una presa di posizione al di là dei limiti, cioè nel senso al di là della realtà oggettiva che si può percepire, che è quella che poi abbiamo percepito anche noi dall'esterno. Sì, esatto. Però al di là di questo, come lo stai vedendo, Luca, al GF? Pensi, è stato, diciamo, apprezzato, cioè è apprezzato al di fuori sui social per il suo percorso che ovviamente ha appena iniziato, però già nei primi giorni in lui si è vista un po' di titubanza, di dubbi, no? Non nel restare, però comunque mancandogli la Sì. fidanzata, sicuramente ha passato dei giorni un po' difficili. Beh, per quel poco che ho visto, posso dire che Luca merita di stare là dentro perché comunque è una persona spontanea. Lui quello che dice, dice, quello che pensa, lo dice e quindi è pulito. E in quel programma penso che persone come lui siano più fondamentali a stare in un programma del genere perché non ci piacciono, oddio. Parlo per me, non mi piace vedere persone false, persone che creano cose per fare discussioni, invece lui è sempre pulito per quello che ho visto e come l'ho conosciuto. E quindi gli auguro il meglio. E qual era poi la domanda che mi hai fatto dopo? No, vabbè, sono contento comunque di queste tue parole perché nonostante, no, il percorso a uomini e donne, comunque in te è rimasto un buon ricordo e questo sicuramente Sì, è comunque. apprezzabile. Sì, assolutamente, Assolutamente. non ho rancore, assolutamente. Senti, nella scorsa puntata poi, appunto, dopo il confronto tra Luca e Lenoir, anche Soraya è approdata, diciamo, nella casa per dare un po' di coraggio, no? E per rispondere anche lei a tutto, insomma, alla dinamica in sé che si era creata, e ha avuto poi un faccia a faccia anche con Sara, che è un'altra concorrente. Anche tu, cioè, ti è piaciuto il suo modo comunque di reagire, no? È stata pacata, educata, ha cercato di, no, comprendere e concentrarsi più che altro su Luca, che è sicuramente la persona che le interessa Sì, più. Anche tu avresti reagito così, comunque da fuori, vedendo un po' il. penso che anch'io avrei reagito così, in questo modo. E l'unica cosa, magari dovevano dargli un po' più modo di parlare. Penso che gli hanno dato poco tempo per esprimersi. Non lo so, questo mi ha dato, forse ho visto poco, ho visto sempre spezzoni, quindi non Sicuramente ci lo so. saranno occasioni, cioè nel Sì, senso, sicuramente la rivedrà di nuovo Soraya perché il percorso è quello sì. lungo. È normale. È normale. Allora, senti, concludo un po' così questo nostro faccia a faccia perché no, ti ricordi, avevamo già fatto un'intervista, però in video è la prima volta che ti ho, Sì, è poi vero, noi la prima volta. siamo Infatti intenditori di ero dirette. agitata. No, figurati, cioè abbiamo fatto dirette peggiori. Lasciamo perdere, però volevo chiederti appunto al di fuori dei programmi televisivi quali sono ora i tuoi progetti futuri, cioè nel senso cosa hai in mente di fare? Beh, mo a inizio ottobre rinizio l'Accademia di Moda, quindi mi ci metto sotto che dato che
facendo Uomini e Donne le registrazioni ho perso un po' di tempo, quindi adesso mi ci rimetto, devo recuperare un po', quindi questo è il mio obiettivo. E poi niente, lavoro, palestra, questi, normale, vita normale. Diciamo che il mondo televisivo, no? Seppur poi uno, una volta che magari entra a partecipare in qualche programma, poi abbia il desiderio di continuare, perché non è così. Cioè, nel senso, se verrà, verrà, però non è che io vado a cercarlo, Esatto, non lo diciamo. cerco, no, 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 no. Ok, perfetto. Va bene, Lilli, ti ringrazio, è stato un piacere. Grazie a Ci te, siamo. Va bene. grazie Un abbraccio, ti saluto, grazie. a te. Ciao, ciao, Grazie ciao. anche. Ciao. Eccoci, amici del mondo TV, passiamo a parlare sempre di uomini e donne, ma tanto altro. E ci abbiamo uno degli estronisti più amati. Giallo, sei stato uno dei più amati? Non lo Boh, so, non lo eh. so, ho avuto tanti feedback positivi, poi tra i più amati non lo so, sicuramente non aver fatto una scelta è stata un po' una scelta, semplicemente Sì, che è può stato un avermi epilogo fatto amare, particolare. odiare, non lo so. Però è accaduto anche a tanti altri tronisti, quindi sei stato l'unico. Sì, Ecco. infatti. Come stai intanto? Tutto bene? Bene, sì, a parte un po' di raffreddore che in questi giorni sta Ok. girando, per il resto va tutto quanto alla grande, assolutamente sì. Sempre in forma. Allora, inizio a parlare, visto che abbiamo nominato ovviamente il tuo trono, quindi faccio un po' un salto nel tempo, diciamo. Tu hai partecipato all'edizione 2020, se non erro, Sì. con Davide, Sofì e Jessica. Quindi intanto ti chiedo, tra loro con chi hai continuato ad avere, diciamo, rapporti d'amicizia? Ancora li senti oggi? Allora, Riviviamo un po' guarda, i momenti in realtà del la trono persona con cui galattico. avevo più legato all'epoca era Sofì. Poi, durante dei rapporti che ha avuto con Corona, rapporti di qualsiasi tipo, nel senso non lo so che tipo di rapporti fossero, però abbiamo smesso un po' di sentirci e quando è entrata nel GF da lì non ci siamo più sentiti. Quindi adesso io è tanto che non la sento. E un po' mi dispiace questa cosa, sono Hai seguito poi sincero. il tuo percorso all'interno del GF? L'hai un po' Sì, l'ho seguita? vi visto, non sono uno di quelli che non esce lunedì sera per guardarsi il GF, mi guardo le clip, mi guardo le cose, però ho visto un po' di cose, poi ho conosciuto anche Basciano, io poco prima che entrasse al GF, secondo me sono una coppia bellissima, li ho visti anche a Venezia, io stavo lì a Venezia per altri motivi, cioè loro hanno fatto il red carpet, io l'ho È fatto vero, due eri giorni, anche tu. È vero, è esatto, io ho vero. visto proprio la proposta, no? Che poi non è Tu incrociato come neanche l'hai benissimo loro vissuta? due. Perché ha fatto molto discutere, no? Poi sul web qualcuno magari ha detto che era una cosa organizzata, qualcuno invece l'ha apprezzata. Tu da che parte ti sei posto, diciamo? Guarda, cioè, nel senso, ma quale donna non sognerebbe di essere, cioè, di ricevere una proposta sul red carpet di Venezia? Ma obiettivamente, no? Perché uno deve sempre andare a criticare un gesto? Sì, sicuramente un gesto che ha una certa risonanza a livello mediatico, perché ovviamente è importante, no? Tutte quelle telecamere, tutto quel palcoscenico. Però chiede a qualsiasi ragazza se non le piacerebbe ricevere un anello sul red carpet. Come Quindi no? per me spesso parla l'invidia di queste persone che criticano. Poi sicuramente noi facendo parte del mondo della TV, del mondo un po' anche del gossip e di queste cose qui, è normale che se c'è un'occasione uno riesce un po', unisce un po' l'utile al dilettevole. Mi sembra anche una cosa giusta, tra virgolette. No, ma poi penso che vada anche visto il gesto come esempio oggettivo, non hanno fatto nulla di male, cioè parlano d'amore, non è che hanno Ma criticato. infatti, no, perché devono sempre fare scena, cioè, ma fatela Quindi, voi una scena del genere, ma complimenti a loro due. certo. E poi insomma, a parte Sofì, vabbè, tu hai condiviso il trono con Jessica e con Davide. Davide, E sì, a con proposito di Davide, questo dimmi. ultimo. No, a proposito di quest'ultimo, proprio oggi è andata in onda la fatidica puntata a Uomini e Donne con l'incontro appunto tra lui e Chiara. Non so se l'hai Io seguita, eh. me la sono persa, riesci a farmi un riassunto? Oggi non Certo, potevo come guardarmela, no? volevo al volo.
Come no? Allora, praticamente sono stati invitati, il pubblico poi che segue uomini e donne lo sa, abbiamo visto questo incontro tra Davide e Chiara, i due hanno appunto deciso di lasciarsi, penso, un mesetto fa, quest'estate, forse un pochino di più di un mese, e praticamente a proseguire, insomma, nei giorni successivi a questa notizia dei due, sono apparsi sui social delle foto di Davide con Roberta. Roberta, ti ricordi, è stata una del parte Certo, rover. assolutamente sì. Una del parte rover con i due a cena, quindi penso che Maria e la redazione abbiano ritenuto opportuno chiamare anche lei per confrontarsi e per capire se sia stata lei il motivo della rottura oppure ce n'erano altri. E poi invece hanno raccontato, insomma, qual è stata un po' la storia. Ecco, tu l'hai più sentito, Davide? Che storia riguarda questo tipo Allora, lì l'ho di... sentito recentemente. Più volte, scusate, purtroppo settembre. Tranquillo, poi tranquillo, Ho tranquillo. sentito più volte recentemente Davide. Io sinceramente, allora, lui era una persona che con cui mi sentivo anche con una certa frequenza prima, mentre stavo con Chiara. Poi da un momento a un altro era un po' sparito. Veniva a Roma, non si faceva sentire. Quindi a un certo punto uno si stanca e dice: vabbè, io sto qua, se mi vuoi cercare, mi cerchi. E quando si è lasciato, ho fatto: oh, regà, a me dispiace, insomma, perché era una bella coppia, però il mio era un commento così: se era una bella coppia, perché mi hanno chiesto durante un box domande, hanno detto: ma che ne pensi? Avevo una foto di quando stavamo, una foto, insomma, nostra, di noi tre, loro due, insomma, insieme. Ho fatto: io ricordo così, comunque sorridenti e felici, quindi avranno avuto i loro motivi per lasciarsi. E entrambi mi hanno risposto. E da lì è arrivata un pochino la conversazione con Davide e mi ha detto che poi mi spiegherà. Comunque lo vedo un sacco bene, dai, sono sincero, lo vedo veramente bene, ha ripreso ad allenarsi, lo vedo in forma, lo vedo sorridente, lo vedo energico, positivo, quindi boh, avrà avuto cioè, Oggi poi, diciamo, come motivo principale da parte di Davide è stato quello, secondo lui, poi la sua percezione, come ha della vissuto, perché poi gelosia. lo sa solamente lui, ovviamente, cioè noi giudichiamo, diamo la nostra opinione, però ovviamente poi sa lui cosa è successo realmente, ha risaltato appunto la troppa gelosia forse da parte di Chiara, le sue motivazioni sono state queste. Poi la Sì. presenza di Roberta in studio è stata sicuramente voluta per raccontare quello che era uscito sui social e per fare chiarimento, poi sai, sui social a volte si va oltre il limite. E tra i due poi, raccontato dagli stessi, è venuto fuori che c'è stato un bacio quella sera, quindi non è stata solamente una cena. Dai, mettimi più ridi, tra Davide e Roberta. Poi Roberta però ha detto che non intende proseguire nulla, cioè non è nato nulla con Davide, tant'è che poi Roberta rimarrà nel parterre. Ah, ok, vedi, Roberto resta nel parterre. Ok. Ma se Roberto resta nel parterre, dopo tutti gli scandali che erano successi l'anno scorso, non me l'aspettavo. Vabbè, io non penso che Roberto sia stata la causa della rottura, ne sono stra convinto, proprio al 200%. Penso semplicemente che dai tempi del trono è rimasta un pochino questo sassolino nella scarpa di qualcuno che uno voleva levarsi. E come si è lasciato, cioè si è tolto un po' il sassolino, sia da Davide che Roberta, magari, capito? Perché già durante il trono mi ricordo Sì, molto questa affinità, no? Questa vicinanza anche tra i due. avevano fatto un ballo, se non ricordo male. Ballo durante la sfilata, lei tipo, sì, hanno ballato la salsa. Sì, Davide sì, sì, sì. tremendo, tra l'altro, tremendo però. E quindi vabbè, ci sta, ma non è il motivo per cui sono lasciati, sono ben altri motivi, anche perché Davide e Chiara per un anno e mezzo non si sono mai separati, mai separati, sempre insieme. E infatti quando ne parlavo magari con mia sorella, che anche lei li ha conosciuti, diceva: ammazza, comunque è impegnativo stare un anno e mezzo Poi sempre condividevano insieme. anche il lavoro, anche il ristorante di Davide, quindi era una Condividevano cosa. tutto, 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 tutto. Ah, io ad esempio non ce la farei, però non è che vado a giudicare o a criticare chi lo fa. Io sono fatto diversamente, la mia natura è diversa, cioè ognuno ha i suoi spazi. Però vabbè,
quindi sì, penso che sia stata la gelosia che l'abbia fatti lasciare, ma non è che lo penso io perché l'ha detto oggi Davide, lo penso perché l'ho sempre un po' pensato che era una situazione. Ma io, l'altra cosa che poi penso è che comunque le cose si fanno sempre in due, ok? Quindi non è mai Quello colpa di sicuro. una persona soltanto. Cioè, poi Sì, esso sempre quello sul fraterno. che la verità sta nel mezzo, no? Quindi poi Sì, no, quei meccanismi un po' malati, che io sono 50-50. geloso con te, tu sei gelosa con me e quindi non usciamo più, non facciamo più niente. Questo non lo so ancora, vi ripeto, però sono dei meccanismi che subentrano spesso, dove poi pian piano non fai altro che implodere, no? Implodi dentro e fino a che a un certo punto vai fuori di testa e magari lasci, fai, cambi tutto. Però ecco, la verità sta sempre nel mezzo e anche la colpa sta sempre nel mezzo se eventualmente c'è una colpa. Sì, dopo i due oggi hanno parlato, dopo della puntata, insomma, sai, c'è sempre questo gioco, diciamo, di battute, no? A distanza. Io spero che, insomma, il tutto, indipendentemente da come sia finito, conservino, no, quel bene che per forza c'è stato, perché poi farsi appunto la guerra, come dice Davide, è inutile farsi No, la ma che guerra a senso distanza. La c'ha? vedo anche Ma una cosa un po' immatura, capito? certo, ma Quindi. anche perché comunque hanno condiviso un periodo molto bello della loro vita, perché volersi male dopo? Cioè, le coppie nascono, le coppie muoiono, l'amore nasce e finisce, cioè, la vita va avanti, però resta magari un bel ricordo se non c'è stato niente di brutto e di cattivo nel mezzo. Quindi perché farsi la guerra? No, questa cosa la condivido. Davide comunque ce l'ha. Davide è ragazzo intelligente, anche Chiara, però Davide insomma, è un ragazzo intelligente ed è anche abbastanza moderato, cioè, sotto certi punti di vista, quindi è stato giusto quello che ha detto. Mi vedrò la clip appena finiamo questa intervista, così Sì. almeno mi levo i miei dubbi. Senti, invece, la nuova edizione di adesso, hai visto, insomma, le troniste, ti ha Sì. colpito più Federica, più Lavinia? Non so, Allora, scenderesti per una delle due? Ti a me rimetteresti in Federica gioco? sta molto simpatica. Quindi sei dalla parte di Tina? No, Di Lavinia, no? Giusto? di Tina, dicevo, Ah, Federica. ok, sì. A me Federica non sta molto simpatica, ma è un discorso semplicemente di appello, non lo so. L'ho vista un pochino, l'ho visto come si è comportata pure con Matteo, non che avesse delle cose particolari, è proprio il genere di comportamento che lei ha. Mi sembra un po' pesantuccia come ragazza e quindi a me le persone un po' pesanti mi stancano. Poi anche io magari sono risultato pesante mentre stavo sul trono e penso di non essere una persona pesante, quindi magari comunque il trono può modificarti un pochino. Però boh, a me insomma sta pesantezza un pochino non mi piace. E Tina oggi, no, ieri quando è stato che l'ha accusata Sì, dicendo che è una persona senza carisma. c'è stato questo Ma quello scontro. buono, lo so, là dentro è difficile giudicare tutto e per tutto una persona. Sicuramente, cioè, lei quando diceva che voleva un uomo forte accanto a sé, Matteo, non so quanto poteva essere un uomo forte all'epoca, cioè, nel senso, non mi è pensato che Matteo fosse un ragazzo particolarmente forte, quindi in questo ho visto un po' di incoerenza, però poi al cuore non si comanda. E allora, per carità, è giusto che faccia quello che vuole fare. Lavinia ancora non ho capito bene che tipo di persona è. Comunque non Malino, penso che scendere per queste due troniste. Poi magari nella vita no. non si sa Però mai. magari in futuro, se ti dovesse colpire qualcuna, dovresti. Penso che sì, lo sai. Penso che se dovesse colpire una tronista particolarmente, penso che lo farei. Penso che lo farei, sì. Anche se tra un po' andiamo nell'over, perché io ho adesso 32 anni, quindi ho gli ultimi colpi, poi dopo prendo un secondo un bicchiere d'acqua, vi dispiace? Sì, vai, vai, tranquillo. Eccomi. Senti, per concludere un po' questo commentario, diciamo, su uomini e donne, visto che hai citato Iover, che ne pensi delle ultime cose accadute? Sicuramente al centro ancora Ida Riccardo, ancora questo continuo alternarsi di alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi, poi vabbè, abbiamo ritrovato altri cavalieri, altre dame degli Sì, scorsi allora, anni. è partito da quanto? 2 settimane più o meno uomini e donne, in una settimana. Non è che Sì, l'ho seguito particolarmente. Ho visto un po' di qua, un po' di là, ho visto le clip, ho visto i nuovi tagli di Armando, mio carissimo amico Armando.
Guarda, ho seguito qualcosina quella, sempre tramite le clip, perché io a quell'ora non ci sto quasi mai, quindi difficilmente riesco a vederla, la puntata. Ma a me è un po' stancato vedere sempre Ida e Riccardo discutere per le stesse cose, gli stessi identici motivi. Poi ho visto che Riccardo si è esposto per Federica, no? E Maria ha detto, vai, devi andare lì Si è sulle esposto e poi si è poltroncine. ritirato anche. Certo, Esatto, beh, ma sulle ha poltroncine non ci andrebbe mai sulle poltroncine Riccardo, ma giustamente non so, io sentire anche fossi Riccardo mi sentirei troppo a disagio con tutti quei ragazzi giovani e lui sempre ragazzo un po' meno giovane, quindi sentire troppo, e anche perché poi Federica può eliminarlo, cioè che fa esatto, soprattutto su e quello, giù, diciamo. certo, capito, che fai, viene eliminato da Federica, dai, sarebbe troppo un disagio, ragazzi, cioè, non se lo fa, no. Senti, invece, visto che nominavi Armando, questo suo lato protettivo, diciamo, da fratello, da amico nei confronti di Ida, che ne pensi? Più volte è intervenuto a sua difesa. Allora, Armando è una persona che io l'ho sempre litigato, ok? Ricordo, L'ho sì. sempre visto poco coerente in generale, però quando si tratta di altre persone che non riguardano lui fondamentalmente, quando non riguardano la ragazza che sta con lui, cioè quando anche parla della figlia, quando diventa protettivo verso persone con cui non sta uscendo, tira fuori un lato del carattere che secondo me è anche interessante, ecco. È anche carino da vedere, perché comunque è una persona, no, sempre che urla, che fa baldoria, comunque a livello televisivo è anche molto forte, obiettivamente. Però ecco, quando si tratta di qualcosa che non lo riguarda personalmente, tira fuori un lato molto molto bello. Io mi ricordo quando ho parlato della figlia, insomma, era bello da Assolutamente. vedere questo dualismo in una persona, no? E quindi, che dire, io gli credo. E secondo me in certi casi ha anche ragione. Poi non so che tipo di amicizia abbiano loro oltre le telecamere di uomini e donne, questo proprio non lo so. Però magari, chi sono io per non credergli? Certo. Va bene, Giallo, ti ringrazio. È stato un piacere. Piacere mio, assolutamente mio. Anzi, se vogliamo rifarla più là, magari ci aggiorniamo qualcosa. Assolutamente, certo, su Instagram quando vuoi, lì facciamo un attimo, Va riprenditi, bene. ma mi raccomando. Va bene, un bacione. Ciao a tutti. Ciao, ciao, un Grazie. abbraccio, Ciao, grazie. ciao, ciao.